Tu sei una vergogna, cioè stai mangiando i calamari già fritti, uccisi da altre persone. Ma come, cioè, ma che ti dice la testa? Tui, dove stiamo andando oggi? Allora, oggi siamo praticamente in un mercato molto famoso qui in zona Rawai, dove ci sono i ristoranti di pesce più buoni di Phuket, direi anche della Thailandia. E niente, adesso scegliamo un ristorante e ci andiamo a gustare del pesce fresco. Ah, il mercato viene definito zingari del mare. Puoi trovare veramente qualsiasi cosa, da aragoste più grandi di me a pesci che stanno a malapena dentro l'acqua, conchiglie, molluschi, carica, conchiglie di tutti i tipi, mega vongole, veramente di tutto. Come ci stupirà questa sera, Tui? Hai fame? Lo sai che la gente sta tremando adesso perché dirà come, che si mangerà oggi questa? Ci sono veramente delle stranissime conchiglie qui in questa zona. Sono veramente immense qui le aragoste. Guarda questa bacinella. Ci sono i soliti granchi, questi si trovano un po' ovunque. Ma ste conchiglie, io non pensavo si potessero mangiare anche i molluschi dentro le conchiglie. Comunque tutto pesce vivo, eh? Questi granchi ancora sono vivi. Guarda, pure i granchi dentro quell'acquario vuoto ancora si muovono, ma sono legati. C'è una varietà pazzesca, ma in Italia io non l'ho vista tutta questa varietà. Poi c'è quel pesce stranissimo, con quel guscio, che non so quanto pesce ci sia là dentro da mangiare. Cioè, soltanto l'idea di staccarlo dal suo guscio mi fa proprio senso. La costa nel video non rende, ma è enorme, veramente enorme. Ma questo gelataio ambulante quanto è bello, dell'Algida poi. Guarda la scritta Algida in Thai, che figa. Almeno credo che sia Algida. Ma lo stemma mi pare quello. Comunque, oggi andiamo... Oh, guarda sto pesce palla, aspetta. Eccolo qua. Guarda che figo. Tra l'altro si trovano ovunque questi cosi, pure in riva al mare, morti. Dicevo... Oggi andiamo a festeggiare la prima prenotazione della casa di Patong. Un ragazzo, una coppia l'ha presa per 3 mesi, quindi praticamente stiamo per emettere la fattura numero 1 nella mia nuova vita in Asia. Che hai ordinato tu? Vediamo, fai vedere. L'ostrica. Ok, quante? 3? 3 ostriche, io ho fatto un pesce alla griglia e come aperitivo facciamo una tempura di squid di calamaro, quindi andiamo a riordinare e aspettiamo. Comunque oggi non preoccupatevi, non vi arrabbiate, il pesce che mangerà tu e che mangerò io verrà ucciso da un altro, non lo mangerà vivo. Noi dopo cena voglio andare a vedere questo pontile che è veramente lunghissimo, quindi facciamo una bella digestione in mezzo al mare. Ecco il nome del ristorante. Ciao.
Stai bene tu? Tutto a posto? Yes. Sei felice che oggi è arrivata la prenotazione di Patong? Tu? Sorry? Are you happy about Patong? Yeah, I'm very happy. Comunque vivere qui a sud di Phuket è tutta un'altra storia, si vive molto più tranquilli e non c'è quel caos pazzesco di Patong. Tu sei una vergogna, cioè stai mangiando i calamari già fritti, uccisi da altre persone. Ma come, cioè, ma che ti dice la testa? Ah, eccole, le ostriche mega di Tui. Praticamente le servono con quello che dovrebbe essere aglio fritto o cipolla, questa salsa sconosciuta, lime, e aglio e peperoncino. Quindi va bene, si mette un po' di lime, poi il solito peperoncino, poi questa erba, non so cosa sia, mai vista. What is this, onion? Va bene, cipolla croccante quella. Ok, ha fatto una specie di sushi. Intanto ecco il mio pesce, che bomba, cioè questo è solo mio, ma come faccio a mangiarmi tutto sto coso? Allora, mentre ci facciamo questa passeggiata digestiva in questo infinito pontile, dove tra l'altro rischiamo che ci arriva la pioggia forte perché sta già iniziando a fare qualche goccia, volevo dire che abbiamo pagato 1220 baht, che corrispondono all'incirca a 35 euro. Per una cena che in Italia avremmo fatto sicuramente, non al doppio, ma 60 euro sicuro. Quindi, promosso o no? Sì, 10, buonissimo, veramente buono. Buono, buono, buono. Tu, soddisfatta? Job mai? Tutti, tutti. Tutti? Buono. Tutti buono. Tutto buono. Tutto. Buono. Ma che sono ste mani in tasca da uomo? Ma che è sta roba? Mamma mia, tu. Quanto se vuoi. Niente, quindi vabbè, queste sono cose, sono conti che a fine anno fanno la differenza, perché alla fine nel mangiare risparmi almeno 20 euro al giorno, minimo. E in un anno sono soldi, 20 euro al giorno, 600 euro al mese li risparmi tutti, eh. Quindi in un anno su 7-8 mila euro ci fai tanto altro. Va bene, mi sa che questo è l'ultimo video. Ah, qua dice che... Aspetta, questo è bello. Qui dice che è vietato pescare. Dove sta? Ecco qui. Dice che è vietato pescare, ma lì ci sono almeno una decina di persone che pescano. Va bene, da Phuket è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!
Tới nữa tới. Tới kem. Tới kem à. Wow.